Saluto naturalmente con grande cordialità i nuovi cavalieri del lavoro. I complimenti più grandi ai giovani alfieri del lavoro che hanno raggiunto livelli di eccellenza nel loro percorso di studio. Dai più giovani traiamo una spinta fortissima verso produzioni, consumi e tecnologie sostenibili, verso un uso più responsabile delle risorse. I giovani ci spingono al cambiamento e noi dobbiamo attuarlo con immediatezza. A loro diciamo, se volete che ci sia un futuro, colorate il mondo con la vostra sensibilità. In questo contesto di crisi globale, il riconoscimento del merito del lavoro assume una valenza ancor più significativa. Sì, perché fare impresa oggi non è solo fare profitto. Fare impresa adesso significa assumersi la responsabilità della coesione sociale, minata alle fondamenta dalle difficoltà, minacciata dagli squilibri e dalle diseguaglianze. Con il lavoro vostro e dei collaboratori che vi affiancano, avete generato opportunità e benessere. La qualità del nostro modello di vita è largamente plasmata dal valore sociale delle imprese, elemento fortemente sottolineato dalla nostra Costituzione. Essere un'eccellenza comporta grandi responsabilità e noi le assumiamo con consapevolezza. Non solo, le assumiamo con l'umiltà di chi sa che la strada maestra per costruire il domani è rivolgersi anche ai più giovani per trarre ispirazione dai loro auspici e portare alla luce il futuro di cui sono in attesa. La nostra fiducia, la nostra speranza sono poggiate sulle doti di ingegno e intelligenza e sulle grandi risorse umane e morali che ha il nostro popolo, aperto all'incontro con gli altri, desideroso di armonia e di solidarietà. Disponiamo di basi solide per pensare al futuro e per costruirlo insieme. Nasce da questa consapevolezza la nostra salda fiducia nel futuro del Paese, ricordandoci sempre che, come recita il motto che unisce le due volte della cappella della Biblioteca Sistina, saggezza e conoscenza, di cui lei, Presidente, è un esempio per tutti noi, saggezza e conoscenza determineranno la stabilità del mondo. Grazie.